City Report. Buongiorno da City Report, dove stiamo andando oggi, Tullio? Andiamo in un concessionario, ma mi sa che auto non ne venderanno, neanche elettriche, oltre che quelle a benzina. Seguiteci. City Report. Cari amici, nuova puntata di City Report insieme a Paolo Rusconi. Anche oggi testiamo nuovi strumenti, vediamo come vengono fuori con queste nuove attrezzature. Dove siamo oggi? Siamo sulla statale del Sempione, siamo ai confini tra Gallaratese e Pero e siamo in via Antonio Gramsci e questo era un ex concessionario. Notiamo subito, come in ogni posto abbandonato, montagne di rifiuti in ogni dove. Chiaramente la natura si sta riprendendo il suo corso, guardate qua. Bottiglie, lattine. Tra l'altro di tutta questa struttura che cosa è rimasto? Sono rimasti, come possiamo vedere, i tendoni e il capanno dove si facevano i contratti. Tutto il resto è un'immensa discarica. Veniamo qui su una segnalazione che ci è arrivata e vi portiamo a vedere cosa c'era. Questa era la Blue Star Car. Comunque è rimasto qualcosa della vecchia concessionaria, vedo, tra una confezione di tergicristalli della Bosch, un po' di cartelli vari e poi ci sono anche le prese di corrente da quella parte di là che chiaramente saranno staccate, ma comunque le vediamo meglio dall'interno. Andiamo. Giornata ventosa oggi in quel di Milano. Sistemazione guantini prima di entrare. Siamo sotto la torre dell'Expo Team. E proseguiamo, vediamo cosa c'è qui. C'è un attenti al cane, ma il cane mi sa che non c'è da chissà quanto. Questo deve essere il cancello dove entravano e uscivano le macchine. Vedo che ci sono qua i pulsanti per aprire. Ed ecco la famosa casupola. Devo dire che c'è una fonte incredibile di vestiti, sacchetti dell'immondizia, una porcheria unica. Qui come mai non viene nessuno a pulire il mio sensato? Alcune forzature, quelle cibo. Ed eccoci, questa qui è l'ingresso, guardate, è stata tagliata, le finestre sono già bloccate. Qui vediamo dei vetri, delle bibite. Devo dire che è una bella porcheria qui, eh? Beh, mi sa che comunque c'è qualche persona dentro. Di là, visto che c'erano delle bandiere.
chiudiamo perché la puzza è allucinante. Ed è questa proprietà che vediamo da fuori, che è il famoso concessionario, come potete vedere. Qua c'è anche una coppa. Abbiamo i guanti apposta, eh? Coppia Plus del 2012. Mati Auto. Ok, Mati Auto. La lasciamo qui. Ragazzi, tanto per nostro qui ci sono anche le scarpe e qui c'è anche i biscotti, guardate, questi sono i biscotti, yogurt. Il posto è molto vissuto comunque, eh? Qui ci sono anche dei resti della vecchia officina, guarda, ci sono anche delle chiavi, Paolo, d'officina. Questa qui è una chiave di officina, quella lì, quella grigia. Ci sono anche un sacco di armi qui, eh. Ti dico la verità, guarda. Guarda qua. Guarda qua. Non è molto rassicurante sta cosa, eh. Vabbè, usciamo. Seguimi che proseguiamo, che qui potremmo avere qualche sorpresa. Guarda, qua ci sono spazzolini, lime per le unghie, lamette, dentifricio. Entriamo, dai. Tutto qua, abbiamo già visto. E va bene, questi sono tutti i pernotti. Sì, qui c'è qualcuno, eh. Fai una ripresa al volo. No, non entrare dentro, fai da qua. Vabbè, entra, entra veloce. Quella di là la prendiamo da fuori. La prendiamo da fuori di là. Sì, sì, comunque c'è gente, guarda qua, c'è anche la bibita qui, guarda, la birra piena. Qui tra l'altro ci sono anche, oltre a tutte queste birre, ci sono anche i farmaci qui. Qua c'è un'altra stanza. Ci sono i topi che schizzano il giro. Comunque, nel caso qualcuno non ci credesse a sta cosa, tra l'altro c'è tante persone che vivono qua dentro, adesso sono andate fuori, ma hanno lasciato tutto, una bandiera del Marocco, quella. E proseguiamo di qua, vieni. Vediamo qui, che questa è la parte più dietro, più nascosta. Questo sarà stato l'autolavaggio, credo. Anche qua, che schifo. Guardiamo il kefir, le merendine, la terra, gli attaccapanni. Questi lenzuoli servono per oscurare, per non far entrare il sole dentro, per essere meno visibili.
poi tutto prosegue anche qua dentro, ma qua dentro ci inseriamo, fammi andare avanti a me, scusa. Lo riprendiamo da qui, tanto è solo una grandissima pattumiera lunghissima. Ok. Ma c'è quintalate di roba, Paolo, eh? Sì, ho visto dietro. Faccio una zoomata. Beh, devo dire che siamo proprio sotto la torre. Guarda, se alzi poi dopo la telecamera, ci siamo sotto la torre della telecamera. Beh, direi che già avete capito perché la situazione che siamo venuti qui. Occupazioni, questa è una proprietà privata, quindi stavolta non ha stato sala. Ci vorrebbe un po' più di controllo del territorio, questo dipende dal Ministero dell'Interno, il prefetto, il questore, guardate, un casco con il sottocasco. Il nostro mitico cameraman, ecco qua ci sono i contatori elettrici, no, sono tutti giù comunque, giù, perfetto, siccome c'era l'autolavaggio, la verniciatura, questa qui era l'ufficio dove abbiamo trovato questi pernottanti e qui c'erano le esposizioni e direi che Paolo puoi iniziare qui, far vedere l'esposizione dello sforzo. Il tappo della benzina. La cosa che mi ha stupito veramente è l'alto numero di vestiario, di bibite, di posti letto. Se fate conto che saranno quattro locali, questa casetta qui che era l'ex ufficio, c'è un sacco di pernottanti, perché avete visto, un materasso in ogni dove, si sono sistemati anche nel casotto che vedete dietro, quello grigio, e nella struttura laterale, che quindi una dovrebbe essere box, quella autolavaggi. Insomma, ogni struttura chiusa ha il suo occupante. E vi ricordo che siamo ancora tra Milano e Gallarate, municipio 8, città metropolitana di Milano, pattumiera di Milano. Che veramente è orrenda sta cosa. Un phon. Ah sì, c'è anche un phon. Tante bottiglie d'acqua. Acqua, olio, liquido dei freni, questi erano prodotti propri del concessionario, perché vedi che Mercedes, beh, c'è anche l'acqua di gioco. Un antifurto per l'auto, beh, direi che comunque se l'auto la lasci qui di sicuro non la trovi, se non la pensi. E tutto questo avviene, Paolo, riprendi, dove c'è la pista ciclabile, il passaggio pedonale delle persone. Adesso poi per l'uscita usciremo dall'altra parte. Così abbiamo fatto tutto il quadrato. La proprietà di per sé non è grandissima. Però come potete vedere, come state vedendo, adesso c'è anche la polizia locale che magari si ferma a darci una mano qua per sgomberare gli sgomberanti. È andata via. È andata via. Si è andata male. Magari non era di loro competenza, sono quelli del comune a fianco. Mi sa che hanno più paura loro di noi. Noi siamo così. Margellina Burger. Non so neanche se c'è a Milano sta catena, penso di sì, perché se ce l'hanno qua... McDonald's. Anche se ti dico che non credo che tutto sia stato portato, almeno quello che c'è da questa parte esterna, non credo che sia degli occupanti interni. Però direi che c'è tanta roba. Tantissima, è una discarica, Paolo, questa qui, Perché scarpe, libri, vita salubre, vedi? Con questa qui si facevano l'arancia, una spremuta d'arancia, e poi c'hanno il bianco e la birra Moretti. I tagliagole. Vuoi dire? Sì, tagliagole.
il carrello per portare in giro le cose, la spesa, eccetera. Va bene, dai. Un altro casco, posizionati uno al lato opposto dell'altro, eh? Strana sta cosa, eh? Se, questa me la segno perché io ho un'idea su cosa può essere, che ne tengono uno da una parte e uno dall'altra, eh? Magari hanno qualche mezzo motorino, quindi c'hanno il casco ufficiale e il casco non ufficiale per le altre attività. Perché quello di lì aveva, era quello che aveva anche il passamontagna dentro, aveva la mentoniera diversa. La natura si riprende i suoi spazi. Ai. Questa è una bella carrellata qui. È immenso. Bella però la stessa struttura. Comunque è retto, se dal 2012 che è chiusa, sembra ancora abbastanza solida. Questo sarà un pezzo di una macchina. Penso sì. Che sia uno spoiler. No, è una. Sembra una maniglia della porta. No, no. Per chiudere, sì. No, non è una maniglia questa. Già, sì. Un SUV allora. Bene, continua a riprendermi. City Report!